Sono stati oltre 700 gli atleti dall'Italia e dall'estero scesi in acqua nei due giorni di fondo, 29 e 30 giugno, nel mare della bandiera blu di Castellabate. Applaudita la delegazione spagnola del Club Nacion Patacona di Valencia, che ha preso parte alle gare di nuoto in acque libere nel Cilento, organizzate dall'associazione Punta Tresino in collaborazione con l'associazione Sintesi SSD, con 14 atleti accompagnati dal capo delegazione Rosario Farucci. A trionfare nelle due categorie maschile e femminile del Gran Prix di fondo. Una gara molto carina, era la prima volta che la facevo perché è stata divertente partire da una parte e arrivare dall'altra. Per essere la prima volta questa è stata carina, sì. Anche perché il mare stamattina non era proprio nelle condizioni ottimali, o sbaglio? No, è vero, all'inizio quando siamo arrivati questa mattina alle 8:30 era calmo, infatti ho detto wow, calma piatta, però il mare non è mai calmo, e quindi infatti si è fatto vedere dopo perché abbiamo iniziato alle 10:30, quindi si è un po' alzato. Aurora Ponseré del gruppo sportivo Fiamme Oro e Pasquale Giordano della Canottieri Napoli. Nella traversata di 1,8 km andata in scena sabato pomeriggio invece, sempre nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, ha vinto Gaetano Parigiano. Soddisfatto l'organizzatore Carlo Ferraioli ai nostri microfoni ha spiegato. Proveremo la gara in notturna, proviamo l'inserimento di questa gara, di questo circuito di gran fondo. Quest'anno abbiamo avuto anche una delegazione spagnola, e precisamente da Valencia, che ci ha visto, ci ha conosciuto tramite internet guardando le gare in streaming, ed è venuto a fare queste tre gare contenti. Adesso ne ho parlato con alcuni di loro, felici proprio di aver nuotato in questo posto splendido.